Preceduto da un incontro all'Università Federico II, nel quale il cantautore si è confrontato con il mondo accademico e con gli studenti sui linguaggi della creatività, il concerto di Ligabue venerdì sera ha registrato un pubblico di 30.000 appassionati arrivati a Napoli da tutta Italia, molti dei quali hanno atteso in Piazza del Plebiscito anche per 2 giorni. Sotto bombardamento, il titolo del brano di apertura, è lo stesso del tour e parla delle notizie al tempo della comunicazione globale. Un sound d'impatto, come aveva già promesso nella presentazione del concerto al Castel dell'Ovo, annunciando il ritorno in uno spazio aperto a Napoli dopo 10 anni. Un live essenziale, dunque, con più rock e meno spettacolo, accompagnato dalla grinta del suo gruppo e sottolineato dalla presenza della chitarra di Corrado Rustici.